prima rivista rilevante dell'Associazione Nazionale. Abbiamo la necessità di stringere un po' i saluti dei personaggi autorevoli che sono qui a fianco a me, perché loro poi devono recarsi a Sacro Sole, dove si svolge il resto delle manifestazioni, e questa manifestazione si inserisce all'interno, come sapete, all'interno di Media Nazionale delle Pubbliche Assistenze e anche dei Media Toscani, e poi cade nell'anno, nel 120° anno della fondazione di qualcosa che anticipava le Pubbliche Assistenze, cioè della Federazione Nazionale che nacque a Spoleto nel 1904, quindi si concretizza una pista delle iniziative, delle cose rilevanti che hanno anche giustificato il fatto che si sia allestito alla sede della scuola normale una importante mostra sulla storia dell'ANPAS, una mostra che si intitola Sempre Accanto, che è un titolo straordinario perché è quello che giustifica perché in tutte le richieste che si fanno le associazioni di volontariato hanno sempre apprezzamento da parte dei cittadini di quanto non siano tutte le altre organizzazioni politiche di concreto. Quindi per non perdere ulteriormente tempo, poi magari vi giustificherò perché anche ho accettato molto volentieri questo incarico per un link che ho con la mia vecchia professione. Do subito la parola a un personaggio che qui rappresenta l'ANPAS nazionale, perché ne è il presidente, Niccolò Mancini, che è per noi è indifferente partire da più giovane, sia allora il presidente della Giornale Toscana, che nonostante che sia più giovane fa un'attività di volontariato da tantissimi anni e viene da un paese dolcissimo che è l'Amporecchio, ricorda il meglio della nostra produzione di dolci toscani. Grazie alla professoressa, un benvenuto a tutti gli amici dei comitati regionali extra toscani a Pisa per questa mostra tre giorni che in qualche modo inizia con la parte che ci deve interessare di più, che è un po' quella che è rinfresca un po' quelle che sono le nostre radici rispetto a quella che è una storia che come dirigenti di pubblica assistenza abbiamo come primo compito quella di procrastinare ai posteri, come dire. E oggi è un compito che attiene a delle complessità in funzione delle quali abbiamo la necessità di ripescare anche esperienza come quella di Luigi, di Patrizio, che in qualche modo, come dire, affondano la loro competenza, la loro visione del movimento in quella che è la società italiana del post-guerra, quella più bella. Anch'io sono nipote di Mezzaro, la Mezzadrina toscana ha rappresentato un elemento di grande emancipazione di riscossa che ha portato poi alla costruzione di tantissima classe dirigente che travolta al potere sia delle istituzioni pubbliche che delle istituzioni parapubbliche come le nostre ha fatto la differenza. Ha fatto la differenza perché aveva introitato dentro di sé un valore che fondamentalmente andava avanti a tutto. E quando faceva una scelta, questa classe dirigente si poneva sempre nell'ordine di idee di capire dove andavano gli effetti di quella scelta. E gli effetti erano sempre, per definizione, a beneficio delle famiglie, dei contadini, degli operai. E quindi facendo il ben arrivato al altro decano del nostro movimento, Lino Arduino, che si sistema in sala. E quindi facendo gli interessi delle famiglie, degli operai e dei contadini si faceva quello che oggi si chiama welfare state, no? Quello che oggi si chiama, una parola complicata, benessere diffuso. E quindi noi, pur in complessità, una società che è completamente diversa, è molto più individualista, ha dimenticato quell'afflato mezzadrile che faceva sì che se si era rotto un colpo su un potere, Luigi, ci si prestava a quell'accanto per fini di seminare, oppure ci si dava mano con la vendemmia o con la partitura del grano.
Questi sono concetti veri, diciamo, in Toscana, come in Emilia, come in Piemonte, come in Sicilia. La nostra società è questa, e il dopoguerra ci ha fatto grande, ha fatto diventare un paese che non aveva risorse naturali da inserire nell'industria, ma dovendo comprare a caro prezzo, l'ha fatta trasformare in un elemento di benessere diffuso. E quindi, per concludere e lasciare la parola insomma ai relatori molto più importanti di me, anch'io ho un po' la stessa storia. Nel mio piccolo vengo dalla mezzadria, poi dal commercio, poi dalla politica, infine del volontariato. Non vi nego, insomma, i toscani un po' lo sanno, che diciamo, quando si svolge il ruolo che attualmente onore di svolgere io, poi si hanno anche delle sollecitazioni, no? Per rientrare in politica o quant'altro. Io penso e sono convinto, ho maturato, ho fatto un mandato e mezzo, ma io sono convinto, forse peccando anche l'umiltà, Luigi, di aver inciso di più in 6 anni da Presidente del Gruppo Assistenza Toscana sulla vita dei cittadini e delle persone, che non facendo un ruolo politico magari ben remunerato, ma che sono convinto non avrebbe garantito la stessa soddisfazione personale. E quindi di questo ne vado orgoglioso, e credo che noi si debba raccontare questa storia ai ragazzi che si avvicinano alle nostre realtà associative, raccontarla, cercare di emozionarli, perché appunto il movimento deve andare avanti, e deve andare avanti in quella direzione dei valori dell'illuminismo, della democrazia, della città, della libertà e dell'uguaglianza, quindi fratellanza e intesa come solidarietà, che è il nostro pane quotidiano. Benvenuto a tutti ancora, e un grazie per la partecipazione. Fondo, e nonostante sia giovanissimo anche lui, per più della metà della sua vita ha fatto volontariato. Chi meglio di lui può portare un saluto a grazie. Grazie professoressa, grazie a tutti, sono molto contento che nelle poche ore in cui mi sono trovato a Pisa tutti mi hanno dato di molto giovane, e questa è una cosa che fa molto piacere. No, al di là delle battute, anzi perdonate, sapete che mi piace un po' rompere la compostezza di alcuni momenti importanti come questi. Io vorrei partire innanzitutto da un ringraziamento a chi si è prodigato per realizzare quest'opera. E quindi a Luigi in primis, ovviamente, che ha composto questa sua testimonianza, anche a tutto il gruppo di lavoro che lo ha accompagnato nella ricerca archivistica e storica, a per meglio restituire quella che è stata appunto la sua esperienza diretta. E in questo senso mi preme spendere una parola, ovviamente anche in relazione a quanto diceva Dimitri, circa il valore che le memorie che portiamo all'interno delle nostre pubbliche assistenze, all'interno delle nostre organizzazioni e come movimento nel suo insieme a livello regionale, a livello nazionale, hanno davvero un valore importante, e questo in qualche modo premia anche lo sforzo che come sistema stiamo facendo per cercare di alimentare, riguardo Maurizio Garotti, in questo senso di alimentare quelli che sono gli archivi formali, istituzionali, diventano uno strumento effettivo di consapevolezza, di conoscenza e anche di indirizzo per quelle che sono le nostre attività. Luigi, dalla prima lettura che io ho dato a suo tempo alle bozze, restituisce un'esperienza molto personale che lo porta dalla politica al mondo del volontariato, dalla quale anche secondo me, e mi correggerà se sbaglio, come ha accennato Dimitri, si ritrova una capacità di incidere sui fatti, sui territori, sulle comunità
molto forte, talvolta molto addirittura più forte rispetto a quella che è l'azione importantissima che le istituzioni pubbliche svolgono ai vari livelli e alle varie scale. Perché dico questo e sottolineo questo elemento? Perché credo che lavori e testimonianze di questo tipo debbano servire, qui tra noi ci sono tanti dirigenti di assistenze locali, tanti dirigenti dei movimenti regionali e del movimento nazionale, ma credo che dobbiamo davvero fare una riflessione profonda su questo più che mai che è il ruolo del nostro sistema, del terzo settore in generale e ancor più mi viene da sottolineare del mondo del volontariato. Noi siamo sempre stati abituati e ce lo diciamo spesso, la nostra organizzazione che ha sempre agito in maniera sussidiaria rispetto a quelle che erano i fallimenti, le mancanze del sistema pubblico, però dobbiamo interpretare, abituarci a rappresentare questa sussidiarietà non più solo in un senso orizzontale, cioè di coloro che colmano attraverso servizi specifici appunto la mancanza o il fallimento che il sistema pubblico o quello di mercato, che di fatto sono i due pilastri su cui le nostre società si sono fondate da un certo punto in poi, mettono in atto, ma lo dobbiamo fare in senso circolare, cioè il terzo settore, le organizzazioni di volontariato debbono abituarsi ad essere attori e protagonisti nella dinamica di programmazione di quelle che sono le risposte da dare al territorio. Questo che cosa vuol dire? Oggi ci sono strumenti o forse più evoluti, più formali rispetto a quello che accadeva qualche decennio fa, si parla di coprogrammazione, si parla di coprogettazione, ma sempre più dobbiamo indurre l'istituzione pubblica a considerare questo interlocutore terzo settore, questo interlocutore volontariato come un elemento di pensiero, cioè un elemento che deve accompagnare quella che poi è la scelta e alla fine anche magari l'affidamento di un servizio, la risoluzione di un problema specifico. E perché questo deve avvenire? Perché organizzazioni come le nostre hanno quella storia, quel bagaglio, quel substrato che si portano dietro, che è data dalla vicinanza al territorio. Anzi, spesso hanno in tanti territori, la Toscana in questo è come tante altre regioni nel nostro paese, è sicuramente un faro da questo punto di vista, perché le nostre organizzazioni sui territori ci sono state e ci staranno. Ci vogliamo stare, e questo credo che sia lo stimolo, uno degli stimoli che almeno io ho raccolto dal testo e dalle testimonianze di Luigi, ci vogliono stare in maniera attiva, in maniera proattiva. C'è un ultimo spunto e poi vi saluto per lasciare spazio ovviamente a chi entrerà più nel merito del testo. Qui dentro c'è un bel pezzo di storia del nostro movimento. Non è bello perché siamo noi, perché sono quelli seduti al tavolo, ma perché in qualche modo rappresenta una sorta di continuum. C'è un pregio in quello che facciamo. Tendiamo nelle difficoltà, nelle differenze anche dei momenti storici, a non perdere quella che è stato il contributo che in contesti sociali, culturali, economici e via dicendo, si è costruito nel corso del tempo. E questo credo che sia per tutti noi un grande valore. Abbiamo Luigi, abbiamo Patrizio, tante altre persone, è arrivato Fausto, per citare solo i presidenti nazionali di questo movimento oggi presenti, ma insomma qui dentro è inutile che vi nomini uno per uno, ce ne sono tanti. Questo è davvero un valore che credo valga la pena di coltivare e sul quale essere davvero forti. Grazie a tutti, grazie a chi ha lavorato per questo testo e grazie a Luigi per questo suo ennesimo sforzo. Quello che ha detto Sam, c'è tanta storia per quella che pensi.
strada c'è una chiesa, sai che cos'era quelle chiese? Erano le sedi dove si venerava, dove si svolgevano tutte le religiose, delle confraternite, delle compagnie che fin dall'alto medioevo si organizzavano tra loro, si autofinanziavano, non solo per il mutuo soccorso, ma anche per il soccorso dei bisognosi, dei malati, dei poveri, delle vedove, degli orfani, delle ragazze madri, durante le pestilenze, e andavano a fare, come farete voi, finendo questa bella manifestazione, le sfilate, le processioni in quel campo, dietro le loro insegne, le loro bandiere processionali a fondo oro, chissà ce ne abbiamo tantissime nel museo, una delle città che ne ha conservati più, poi in seguito dal presente poi anche stendali di, no? E alcuni di loro, con le cappe coperte, quindi da capo a piedi, perché non si vedesse il loro ruolo sociale, perché la loro, il loro volontariato doveva essere anonimo, il più possibile, non solo facevano queste processioni, ma le facevano tra città in guerra tra loro. La Compagnia dei Bianchi, per esempio, partiva da Lucca in guerra con Pisa e veniva in guerra di Pisa con Crocifisso a portare la pace. Quanta storia c'è nella loro detto rispetto a questa continuità, ed è, non è un caso che la Toscana ha 760 organizzazioni aderenti all'AMAS, perché veramente ogni strada aveva una grande compagnia o piccola confraternita che collaboravano tutti, e adesso gli hanno lasciato il testimone, ci hanno lasciato il testimone. Grazie quindi della sua presente parola. Il comune di Pisa rappresentato dall'assessore Buscetta. Ciao. Buonasera, buonasera. Buonasera. Vogliamo poi salutare molto e ringrazio. C'è anche il podio volendo che è un problema istituzionale. Buonasera a tutti, buonasera Luigi Bulleri, io sono molto, e buonasera a tutti gli organizzatori, sono molto contento di essere qui a salutare il sindaco Luigi Bulleri, sindaco di quando ero bambino, che poi anche l'uomo del volontariato, che poi un po' il titolo di questa serata. Io il sindaco Bulleri perché ho un amico che si chiama Bulleri e in classe quando lo conosco la prima volta mi devo domandare ma se io il sindaco Bulleri no, perché come Bulleri è un minuto famoso qui a Pisa del Cacciato. Ma dicevo, quando io ho ricordi, quando ancora non pensavo anch'io mettermi al servizio come nel mio territorio, il sindaco Bulleri era un protagonista, no, della vita della città, anche per un ragazzo che all'epoca aveva 11-12 anni, e le cose che a me mi hanno in qualche modo toccato era la vicenda del villaggio Centofiori, perché mia madre faceva la legge di assicurazione e mi ricordo sempre questa convocazione del signor sindaco, che all'epoca si parlava ancora questo modo di dire, come giusto in rappresentanza anche di chi rappresenta il popolo, che convocava tutte le compagnie di assicurazioni che gestiscono il patrimonio immobiliare per affrontare il tema del villaggio. Certo. Io mi ricordo che se ne parlò e quindi dice ma com'è il sindaco, no, sono queste cose. E poi l'altra cosa che mi ha portato più direttamente è la ripresa del gioco del ponte, che io ho avuto modo di poter svolgere proprio come figurante grazie all'impegno profuso da Luigi Bulleri, che mi ha consentito poi per molti anni di fare il figurante. La parte di mezzogiorno, lo dico come elemento di cronaca, tanto che qui non vale la parte liscio, insomma, o sì, insomma. Comunque, e poi c'è questo aspetto che io ho conosciuto una volta, c'è stato.
politico e da sindaco poi continuata come deputato e rappresentante del nostro territorio, questa attività altrettanto bella, bellissima, quella del mondo del volontariato, della pubblica assistenza, e quindi praticamente una conferma anche della capacità dell'uomo, no? di sapersi impegnare in tutti. Io penso che Luigi Mulleri, anche se ovviamente politicamente non ha avuto il mio percorso, non abbiamo avuto il percorso, però sono, per me è stata una persona che io ricordo volentieri, che per me è una persona, un esempio, no? dell'amministrazione, soprattutto della capacità di mettersi al servizio della comunità, perché questo è un po' il ruolo che vedo Carlo Scaramuzzino, no? Ognuno nei propri ambiti. Io ho fatto tanta opposizione, però insomma ognuno serve la comunità come nel ruolo che lì per lì in quel momento gli viene quindi io porto molto volentieri, se non il sindaco, in questo momento avrebbe potuto esserci, ma ci sono tutta una serie di iniziative. In questo momento viene inaugurato il Festival della Robotica, c'è anche un impegno politico mio personale come ministro del Beni, che mi costringerà a lasciare questa cosa. Poi c'è anche un altro impegno con le scuole, perché io ho Luigi Mulleri, io ho anche la delega alle scuole, quindi le scuole sono in questo momento in grandissimo fermento, e quindi bisogna che comunque l'amministrazione, come faceva lei, si faccia vedere e si faccia dia sostegno anche con la famosa parola sulle scuole. Quindi la ringrazio di tutto quello che ha fatto per la città e per il mondo del volontariato, e mi saluto per l'attenzione, e vi ringrazio per l'attenzione. La fermo un attimo, la omaggiamo. Ma io voglio la foto accanto a. Facciamo anche la foto. Il mitico Luigi Mulleri. Questo è il crest, perché quest'anno festeggiamo anche il 120esimo dalla fondazione dell'attività unitaria del nostro movimento, e un po' di pubblicazioni, tra cui ovviamente anche quella ultima di Luigi Mulleri, che raccontano la storia del nostro movimento. Grazie. Al Senato, ecco, in cui è rimasto dal 1994 al 2001.
è ancora presidente, past president, perché certamente l'AMA se non dimentica i presidenti che hanno dato questo grande contributo all'associazione. Prego, presidente. Grazie. Ma io quando Luigi Macchiardi mi ha chiesto di fare l'intervento, mi sono domandato che tipo di taglio devo dare questo tipo di presentazione, anche perché dovete sapere che quando Luigi mi ha chiesto, mi ha fatto un piacere, insomma, di fare la recensione del suo libro, questo non è avvenuto in maniera semplice, è avvenuto attraverso un confronto. Quindi ci siamo visti diverse volte e abbiamo avuto l'occasione di riparlare della nostra storia e delle tematiche del volontariato, di come sia cambiato il mondo del volontariato in 20-30 anni. Parlavo la Presidente Nazionale che c'è stato un momento in cui noi abbiamo liberato energie. E è vero, perché negli anni 70, quindi 60-70, quelli in cui si dice è nato il volontariato moderno, non più esistenza, non esistico. Ma insomma, il volontariato moderno sono passati da una nicchia di poche persone a un movimento che ha interessato tutti gli aspetti della vita sociale, culturale di questo paese, liberando energie, organizzazioni, sono, cioè, non a caso, abbiamo bisogno di vista per capire quante organizzazioni di volontariato ci siano. Italia, di cui leggi, tutto il percorso positivo che c'è stato. La sensazione però che abbiamo, e abbiamo anche discusso, è un po' si aleggia, che questo mondo si sia un po', posso dire, staticizzato, abbia perso un po' quel contatto con la gente, con il popolo, con i bisogni del popolo, per dedicarsi molto all'area dei servizi. Non la faccio lunga, c'ho 10 minuti, quindi non è che voglio fare un discorso più. Però questo è avvenuto nel momento in cui la società vive un momento drammatico. Vive un momento drammatico. Si sta parlando di guerre nucleari. Abbiamo due, forse tre, eventi bellici mondiali in corso. Il senso della precarietà è aumentato, le diseguaglianze sociali sono aumentate e io credo che dovremmo anche noi riflettere su come, partendo dalle esperienze, dalla nostra storia, da quello che abbiamo fatto, dalle innovazioni che abbiamo immesso nel mondo del volontariato e anche del sistema sociale, dobbiamo pensare come rimotivare i cittadini perché il volontariato sia una risorsa capace di cambiare la società. No, chi legge il Corriere, tre giorni fa c'era uno dei cantanti più famosi, una paginata intera, e lui sintetizzava, diceva: i giovani di oggi, lui esagerava evidentemente, io non ne conosco uno che gli interessa la politica e che non vada in chiesa. Allora, dove sono quei corpi intermedi che hanno fatto crescere una serie di cittadini, che hanno fatto crescere la democrazia, che hanno fatto crescere la partecipazione? Il rischio è che ci sia il niente. E noi, parlo di noi perché siamo in casa Amas, non so, noi come volontariato facciamo tanti servizi, ma non riusciamo più a inserirci, a capire qual è il livello di cambiamento che vorremmo, che dovremmo proporre. E lo possiamo fare da soli? No, figuriamoci, però possiamo dare un contributo. Io, per esempio, seguo con molta attenzione, sono un movimento laico, tutto il dibattito all'interno del mondo cattolico, soprattutto collegato, Luigi è un aficionato, perché è uscito continuamente, il Papa Francesco, su tutti questi stimoli al mondo del volontariato per, come posso dire, per
che prenda in mano in qualche maniera le redini per una nuova, come posso dire, un rinnovamento di questa società. Io credo che questa sia una strada faticosissima, impegnativa, ma credo che sia lunga. Ritornare ad avere una progettualità, diceva anche Macino, pensiero, io tempo fa citavo Noè, diceva, no, non è una crisi né ecologica né sociale, ma una crisi di pensiero, e cominciare a pensare a un progetto da società. Io credo che questa sia la sfida più grande che abbiamo di fronte a noi. Trovare un confronto aperto di energie come è avvenuto negli anni 60-70. Tra persone che la pensavano esattamente, completamente diversamente sul assetto della città, in cui al tempo c'era il C, insomma. Eppure in quel tempo noi ci siamo messi insieme e abbiamo deciso di valorizzare quello che ci univa e lasciare da parte quello che ci divideva. Io credo che dobbiamo fare questo percorso, altrimenti saremo una bella organizzazione, forte, forse anche più forte di ora. Ma un'organizzazione di servizi. E questo non è la nostra storia. La nostra storia è la verità del team, la scrittura del team, la verità del presidente nazionale. Noi entravamo nelle case degli operai per dare consigli sull'igiene, perché gli operai morivano per le carenze igienico-sanitarie. Facevamo le farmacie, facevamo tutta una serie di cose. E poi, chiaramente, no? Avanzare la società, non sono più qua. Ma lì avevamo un'idea di cosa dover fare. C'è un'emergenza, nel senso strutturale, dovevamo lavorare su questo. Quindi io non sto appunto a dire quello che ho scritto nella formazione del libro, perché tanto la leggerete. Quello che voglio dire è che questo movimento, che insomma, fa piacere, che poi sarà anche carotti, deve approfondire non tanto solo quello che abbiamo fatto, ma come abbiamo pensato negli anni della nostra storia. Adesso sono già diversi volumi, il cambiamento, perché la sfida del volontariato è il cambiamento, non è mai la staticità. La staticità non ci porta da nessuna parte, ci fa anzi distaccare dalla realtà. I bisogni della gente si organizzano per conto loro e noi continuiamo a fare servizi che le istituzioni ci chiedono. Siamo su due piani completamente diversi. Abbiamo bisogno di rimetterci attorno, riflettere, ragionare, e su questo credo che potremo trovare alleanze, compagni di percorso, per ridare vita a un grande movimento nazionale di rinnovamento della società. Ci sono tutte le condizioni, e ci sono alcuni che si azzardano a scrivere che se il terzo settore e il mondo del volontariato non riuscirà a colmare, insomma, questa mancanza di lucidità, questa mancanza di fiducia anche nelle forme partitiche, noi siamo a rischio di condizioni. Insomma, la votare del 50% delle persone avrà un senso, no? Abbiamo un carico enorme, e su questo carico enorme, appunto, come avete detto, io credo che sia importante rileggere le esperienze di persone come Luigi, hanno vissuto parte importante della creazione del nostro stato sociale nel nostro paese, fatto esperienze diversificate che l'ha portato a collegarsi con i cittadini. Abbiamo bisogno di mettere insieme tutta una serie di esperienze e da questo cominciare a riflettere, a dire cosa vogliamo fare domani. Questo è il senso, e quindi io, come ho scritto nella mia prefazione, chiudo, ringrazio i amici che a 90 anni, insomma, come diceva lui, la storia 90 anni, ora non ha compiuti 90, ha compiuti, cioè continuare a pensare in maniera positiva a cosa farò domani, credo sia un bel esempio, una bella testimonianza di vitalità e di fiducia in un futuro. Grazie.
anni che queste compagnie natali non erano manager rispetto al potere dei singoli comuni, avevano una funzione di autopunizione individuale, ma anche di espiazione dei peccati del comune in cui vivevano, quindi avevano una funzione di opposizione forte, e siccome lavorava sulle coscienze, aveva anche spesso la capacità di intervenire nelle motivazioni e nei cambiamenti di rotta politica dei singoli comuni in cui operavano. E questa energia che va recuperata, anche se poi i Lorena e Napoleone l'hanno abolito, e confratelli che hanno tagliato per 12 anni il cordone umbilicale con queste matrici. Però nella Toscana soprattutto queste matrici le vediamo intorno a noi, perché ci andiamo a pregare, ci facciamo le fotografie davanti a queste chiese, andiamo a vedere le testimonianze che hanno lasciato nei musei, abbiamo la possibilità di ricollegarci con questa tradizione. Per questo è importante la storia, per questo è importante anche la presenza del prossimo relatore, che è il direttore dell'Archivio Storico Toscano dell'ANPAS, dove la storia ci insegna che non è un fatto statico conoscerla, ma che è un elemento di stimolo, e del resto i libri Bulleri lo dimostra, soprattutto la storia dell'ANPAS stimola tutti noi a riprendere questo testimone, a portare avanti con più energia, come potete fare voi che siete giovanissimi. Allora, la parola a Maurizio Garotti, responsabile nazionale dell'Archivio Storico. Grazie per le belle parole, soprattutto perché ad 11 anni dall'inaugurazione dell'Archivio Storico, sentire queste parole da chi si vede dall'esterno. Quindi molto bello che distribuire questa cosa. Quando iniziamo a puntare questo volume di Luigi, stavamo lavorando alla chiusura del volume precedente, così come già perché stiamo lavorando già ai prossimi due volumi. Ora il presidente un po' sì. Quando sente che chiedo altri fondi per fare questo tipo di attività. però grazie soprattutto alla direzione nazionale e grazie soprattutto al percorso di Andrea Luigi Bulleri. L'importante di Luigi Bulleri è anche il presidente del centenario. Luigi Bulleri favorì la pubblicazione di quel volume fondamentale di Fulvio Conti, dove racchiude veramente tutta la storia di Atlas fino al 1960, fino alla storia insomma della presidenza Petrucci, che è un volume che io ne consiglierei e ne obbligherei di dare lettura a tutti i volontari, quantomeno a tutti i dirigenti nazionali, perché lì sono racchiusi i momenti e la laicità del movimento. Però al di là di questo, insomma, quando iniziamo questo percorso della pubblicazione di questo volume, io personalmente pensai al rischio che potesse essere un volume autoreferenziale. Però quando ho letto le prime bozze di questo volume mi resi conto che non poteva essere autoreferenziale per due ordini di motivi. Primo, perché Luigi, insomma, alla soglia dei 90 anni, dopo un percorso che l'ha portato da sindaco di Pisa al deputato della Repubblica, a presidente di ANPAS nazionale, non aveva certo bisogno di un volume di questo tipo per autoreferenziarsi, e anche perché all'interno del volume c'era tanta storia di Atlas. Grazie soprattutto all'impegno del gruppo che lavora intorno all'archivio, soprattutto a Lucia Calandra, che ha favorito questo canale di pubblicazione di questo libro con una ricerca sulle carte d'archivio in modo veramente profondo, accurato, come raramente, io che insomma qualche articolo l'ho frequentato, raramente ho visto un'accuratezza nella consultazione delle fonti archivistiche come quello che ha usato Lucia Calandra, anche perché probabilmente per amore, per affetto verso questo movimento ha prestato molta attenzione a questa attività. E in più, ed è quello che volevo porre come al di là della postazione, dove ho detto alcune cose, io sono un fatto particolare di questo volume. C'è una parte del volume che inizia a pagina 100, che nell'indice trovate racchiuso con la parola allegati. In realtà quello
sono tutti documenti trascritti e conservati nell'archivio storico di Campas. Ed è stata una scelta, mi ero detto magari facciamo un indice degli allegati, poi mi sono detto no. Non l'ho detto la proposta a Lucia che durava il volume, perché ho detto questo deve essere un volume, un capitolo unico questo libro. Perché al di là dell'allegato A, che è uno scritto di Fabrizio Petrucci che è del 2022, tutti gli altri allegati sono relazioni intercongressuali, relazioni di giuria di congressi, sono di quel periodo in cui io personalmente iniziavo ad avvicinarmi alla Campas. Io mi sono avvicinato all'Ambas a chiusura della presidenza Bulleri e la cosa che mi fece innamorare in questo momento fu soprattutto la freschezza di quello che si diceva. Cioè, se leggete questi allegati, veramente, voi vi rendete conto di quanto siano ancora attuali, di come siano ancora veramente dei documenti con alcuni concetti e alcune tematiche trattate, anche lì dove si descrive un confronto dialettico all'interno di un momento pure molto forte, comunque c'è un confronto dialettico forte che era un movimento vivo, e questi documenti, così da traspare questa freschezza, questa attualità, mi hanno portato a pensare una cosa che ho pensato dopo aver scritto la Costituzione, altrimenti avrei inserito pure lì, che fondamentalmente il ruolo di un movimento di volontariato come AFAS, organizzato, un movimento organizzato, un volontariato organizzato, è anche quello che ci rende forte sui territori, sulle comunità, ed è quello di poter leggere quei bisogni laddove nessuno riesce più a farlo, soprattutto, dove anche chi ha il dovere, come la parte politica, di avere un'idea quantomeno di stato sociale non ce l'ha, magari si volontariato a questa idea di stato sociale, a questa idea di intervento sui singoli territori che altrimenti resterebbero sguarniti di alcuni servizi. Il volume in sé poi è un volume importante da questo punto di vista ed è a completamento anche delle altre pubblicazioni che abbiamo fatto, perché in qualche maniera raccoglie tutto ciò che dal punto di vista artistico può essere definita testimonianza storica. Abbiamo la testimonianza diretta di Luigi, poi abbiamo un apparato fotografico che è assolutamente eccezionale come percorso tutto storico di quegli anni, e poi abbiamo questa parte di allegati che, ripeto, sono molto importanti perché li ritengo ancora molto attuali, senza contare poi l'elenco delle fonti della bibliografia curata da Lucia Calandra in maniera puntuale, che dà la possibilità a chiunque di poter veramente accedere a quella parte di storia del movimento, partendo da questi volumi dedicati, da questo di Luigi, da quello precedente, per poterci mettere sul volo del volontariato, perché come diceva giustamente Petrucci, laddove siamo solo agenzie di servizio probabilmente qualcosa non funziona. Concludo dicendo in qualche maniera il volume verrà distribuito, lo potete prendere, ce ne saranno altre cose pure alla mostra dove potete però leggetelo questo volume, leggetelo perché di una sincerità disarmante, di una sincerità nella parte di racconto di Luigi, ed è documentato in maniera talmente precisa nella parte documentale, nella parte degli allegati, che arricchirà il nostro agire quotidiano nei territori di appartenenza. Perché sapere che facciamo parte di un movimento come Ambas, sapere che dietro di noi ci sono 120 anni di storia, non solo un bilancio che ci dice quali servizi è necessario fare e quali no, forse riusciamo a, non dico sopra i compartenti, però insomma visto che è molto legata, però riusciremo secondo me a comprendere meglio qual è il nostro livello. Grazie. Tanto più vero quello che diceva rispetto alla centralità della documentazione e alla
l'effetto stimolante che ha questa documentazione, che non è un atto, cioè un atto astratto e freddo di storia, ma è uno stimolo per noi. Perché a volte si trovano, cioè in molti casi sono stati introduttivi ai convegni e delle azioni finali dello stesso convegno, dello stesso congresso. E quindi si nota proprio anche la disparità che c'è tra quello che si propone e quello che si riesce a definire, salvo poi anche che non è ottenuto. E questo è proprio importante perché ci fa capire la vitalità di un'attività che è stata svolta negli anni attraverso anche questi congressi, queste reti che sono state create. Sono state create dal nostro onorevole Bulleri, amatissimo, a cui chiederei di fare anche una sua valutazione della storia che l'ha portato a questo volume, perché è un volume che è pieno del suo carattere, delle sue passioni, del suo cuore, e anche pieno di tanta storia e di tanto stimolo per il futuro. Non è il caso che finisci il libro dicendo diamoci la vostra, come si diceva a Campania, andiamo quindi, eh? Io ho scritto questo libro, chiamiamolo così, perché ho sentito il bisogno di dire alla gente, ai miei amici, ai miei compagni, che ho vissuto una grande esperienza. Io ho dedicato la vita al movimento operaio, al sindacato, alla sinistra. Ho avuto incarichi importanti, come quella del sindaco di Pisa, che mi ha fatto onore, mi ha entusiasmato. Ma ho sentito il bisogno di parlare di questa esperienza come la più bella di questa lunga vita dedicata alla politica, al movimento operaio. La più bella perché si constata e si lavora con persone, con donne, con uomini che non fanno le cose, in questo caso, per avanzare nella carriera, per avere lo stipendio, ma lo fanno per solidarietà con il prossimo, perché ritengo che la solidarietà sia un principio e un modo di vivere indispensabile per un popolo come il nostro. E Petrucci ha parlato di una parte della storia che lui ha contribuito fortemente a creare. Io quando ho finito l'attività parlamentare ed ero, come scrivo nel libro, un po' in crisi dal punto di vista politico, perché non condividevo le scelte, alcune scelte che il mio partito stava facendo, e quindi mi sono dedicato, ho conosciuto un mondo che già ne ero stato in rapporto quando ero sindaco, ma l'ho conosciuto al lavoro, l'ho conosciuto nell'attività, ho conosciuto il mondo della solidarietà. Petrucci è stato un protagonista dello sviluppo dell'ANPAS e del volontariato in Italia. E questo ritengo di dirlo perché è importante, perché
a un certo momento, insieme a Tavazza, professor Nervo, sì, insomma, a esponente la Maria Detta Martini, che voi tutti avete conosciuto, ad un certo punto ha capito che era importante che il volontariato facesse servizi che stava facendo, e non è poco, perché pensate che lo Stato italiano risparmia per il fatto che oltre il 70% del trasporto sanitario viene effettuato gratuitamente dalle pubbliche assistenze, dalle misericordie, dalla Croce Rossa, ma che il volontariato doveva assumersi la responsabilità di avere un progetto ed un movimento per il cambiamento e il rinnovamento dell'Italia, così come la Costituzione prescrive. È stata un'attività bella, io me ne sono innamorato e ho cominciato subito a dedicare tutto il mio tempo a questo lavoro, a questa organizzazione, e siamo arrivati al punto in cui col congresso di Modena, io ricordo poi in particolare questo, che è un punto di vita, è un punto della storia, siamo arrivati ad affermare che il volontariato in Italia deve essere un soggetto politico che, raccogliendo le condizioni del popolo, degli operai, dei contadini, dei disoccupati, e formulando un programma, conducendo delle iniziative, potesse contribuire al progresso del nostro paese. Ecco, e questa esperienza è stata molto, molto importante. Io l'ho vissuta con entusiasmo. L'ho vissuta, sentendo la soddisfazione di condurre avanti un'organizzazione, contribuire a condurre avanti un'organizzazione, un movimento che diventa sempre più importante nel nostro paese. E abbiamo lavorato sulla base delle decisioni del congresso di Modena, del lavoro svolto da Petrucci e da tanti altri, fino a sentire il bisogno di raccontare questa esperienza, raccontarla così come l'ho vissuta, così come mi sono impegnato. Io spero, ecco, che un momento di calma, perché quando abbiamo detto il volontariato non deve diventare un soggetto politico, abbiamo detto una cosa che non era facile, che lavorare su questo era difficile. Ma lavorandoci abbiamo visto che era possibile. Quando il Parlamento ha bocciato una proposta di legge prevedeva che la gestione dei fondi del volontariato dovessero passare alle fondazioni,
In Italia c'è stato un movimento, delegazioni, rapporti con gli enti locali, con le regioni e alla fine in Parlamento abbiamo contribuito a bruciare questa idea e che a riaffermare il ruolo primario del volontariato. Io credo che l'Ambas si sia affermata in Italia come un'organizzazione che assorbe ad un grande ruolo. E sono, dico la verità, sono contento di aver contribuito a questo, sono contento di aver scritto queste cose perché ognuno possa vedere come l'impegno a volte sia oggetto di soddisfazione. Grazie. Un ringraziamento voglio farlo a Lucia ringraziamo anche la direzione che ha avuto fiducia in Luigi prevalentemente anche in me e ci hanno fatto arrivare a questo grosso risultato. Per me è stata una sfida, è la prima volta che quando hai detto fiducia insomma mi sembra di sì, via, su questo la basta. Abbiamo ringraziato tutti, quindi le ricerche nuove sono sul date, mi sono state affidate ancora una volta dalla direzione e dal gruppo Pari Opportunità di ANPAS, qui c'è Raffaella che lo rappresenta, Lucia poi non c'è ma è lei anche una delle coordinatrici del gruppo. La ricerca è quella sulla presenza delle donne in ANPAS e devo dire velocemente che è molto interessante, per me è di nuovo una sfida, io ringrazio perché era una cosa quella di cercare le carte al di là di quelle che abbiamo scritto noi, quelle che hanno scritto prima di noi. Io quando lavoravo non c'era mai tempo per farlo e quindi gli archivisti hanno fatto un ottimo lavoro, noi a volte andavamo a cercare qualcosa ma insomma adesso me ne sto proprio godendo. Infatti penso a un certo punto un faldone mi dicono ci entriamo in tempo, siamo sistemati, sì mi sono conservata bene ma insomma Quindi ricerca sulle donne in ANPAS. Allora devo dire che la ricerca è iniziata perché il nostro archivio è parte dal 46, prima è stato perso per vari motivi, è molto semplice, fino almeno al 57, perché di donne non ce n'è nemmeno l'ombra, nel senso che si fa una ricerca nel secondo livello, cioè regionale, soprattutto nazionale ora. Negli organismi nazionali non c'è traccia di donne fino al 57, dove, udite,
Arriviamo alla prima donna insieme eletta in Consiglio nazionale, sono contenta di essere a Pisa perché Giuliana Verdi della pubblica assistenza di Pisa. Mi dicono, fra l'altro, ho scoperto che Maria Giulia e Luigi la conoscono e la conoscevano e quindi ho la possibilità di avere dei racconti che la pubblica purtroppo magari ha perso, non ha, dei racconti orali che noi tradurremo in una testimonianza importante. Insomma, è la prima donna, il Consiglio nazionale sembra una figura molto importante anche a Pisa, da quanto mi avete detto. La pubblica deve essere onorata di questo e sarà la prima poi di una serie non molto numerosa. Attualmente sono 36, mi dimmi se sbaglio, consiglieri nazionali, abbiamo 8 donne in consiglio, in direzione nazionale 9 componenti, 2 donne. Si è un po' migliorato, ma non tanto, eh. Luigi? No, no, via, si può migliorare ancora di più, anche se leggete, poi vi lascio, se si leggono le indagini che sono state fatte sia nel 92 addirittura all'epoca di Anna Bugarelli, della Miriam Lucci, e nel 2022 le indagini che avete fatto sulle donne dirigenti. Alla domanda se qualcuno di loro si senta in grado di diventare presidente nazionale, dicono assolutamente no. Non sono all'altezza, non hanno tempo, il tempo privato non si può. Vabbè, quindi cercate di ragionare. Il discorso di Luigi, di Fabrizio, di Maurizio sul fatto dell'importanza della storia, ma anche dell'importanza di essere presenti come formazione, e mi sembra che la dirigenza attuale abbia fatto una bella scommessa con la scuola di assistenza. Luigi c'è passato perché un ITS doveva servire a quello. Esperienze, i vecchi lo sanno, ne abbiamo avute tante, sono quasi tutte finite non bene, quindi io auguro veramente, invece questa volta mi sembra che l'approccio sia positivo e che la formazione è importante, è fondamentale, l'avete detto tutti, è vero. Le carte, come le chiama Maurizio, quelle dove mi trovate nel saldone, sono importanti anche per fare una formazione anche attuale, perché se si va a leggere io ritrovo delle richieste che mi fanno stringere il cuore, perché nel 55 si comincia a chiedere l'esenzione del pedaggio personale. E sappiamo tutti come è. Io vi ringrazio e ringrazio. Thank you.